tutti d'accordo che questi autografi saranno di Magni campione d'Italia. Soltanto Petrucci potrebbe teoricamente contendergli il titolo, ma lui stesso è convinto di non potervi riuscire. A maggior lustro della nuova maglia tricolore presenti Cossi e Bartali, il campione uscente. Lo rivedremo tra i primi al traguardo. Anche Binda e Rodoni non hanno dubbi sulla vittoria di Fiorenzo. Al via si snoda il serpente della carovana. 113 i concorrenti, 256 km da percorrere, 112 su strada aperta e 144 nei 6 giri in circuito di 24 km ciascuno. Lorenzo Petrucci, dolorante ad una gamba, si ritirerà. Magni pedala già campione d'Italia. Con lui è ancora Coppi. Gli è a fianco Carrea, col quale non fa davvero piani di battaglia. Fausto non ha traguardi da raggiungere, per questo non si preoccupa di essere con i primi. Sa bene che oggi non si tratta di difendere il prestigio di campione del mondo. E basta che si alzi sui pedali alla Coppi per creare il vuoto intorno a sé. In questo momento non pensa certo al ritiro che avverrà al 112 chilometro e alla conseguenziale squalifica per 8 giorni che gli infliggerà l'Unione Velocipedistica Italiana. Intanto sulla salita di Pedero sono fuggiti De Filippi e Pellegrini. Seguiamoli fino all'arrivo, dando anche uno sguardo a Magni che insegue per non lasciar raffreddare gli applausi dedicati al vincitore. Eccolo, è De Filippi che ha battuto Pellegrini. Ed ecco Gino e Fiorenzo rispettivamente quarto e sesto. Primo piano d'obbligo e intervista al vincitore. Iori e il bacio della sua piccola cristiana per la nuova maglia tricolore di campione d'Italia.